chiave classifica è sicuramente una partita da un valore specifico notevole, perché ormai le partite scarseggiano, è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Sappiamo che affronteremo una squadra estremamente aggressiva, intensa, abile nell'attacco alla profondità, che già all'andata è stata capace di metterci in grande difficoltà, ed è stata una delle partite in cui noi abbiamo giocato peggio in questa stagione. Quindi sappiamo che affronteremo un avversario estremamente ostico e dobbiamo assolutamente essere pronti, perché, come ho detto in precedenza, è una partita estremamente importante in chiave classifica. L'Aquila Montevarchi, come già vi ho detto, ha un approccio estremamente aggressivo alle partite, sa recuperare palle e attaccare la profondità in maniera estremamente veloce, ha giocatori davanti che abbinano fisicità con gambale, dove è anche molto abile a proteggere palla e nel gioco aereo, e soprattutto ha gli altri esterni o trequartisti, dipende poi come si metteranno. Che sono molto forti sia nell'uno contro uno, hanno grande gamba e sono giocatori che vanno dritti in porta. Mi riferisco a Giallo, a Barranca, a Sorrentino. Quindi, noi è una partita dove, se noi abbiamo la palla, dobbiamo dare peso a qualsiasi passaggio, perché un eventuale pallone perso si può innescare quelli che sono i pregi dei nostri avversari. Quindi non dobbiamo peccare di sufficienza, ma dobbiamo essere bravi a dare il giusto peso ad ogni singolo pallone, e soprattutto nelle marcature preventive e nelle riaggressioni sarà un tema dominante se vogliamo coprire con efficacia la profondità. E questi sono i temi sui quali abbiamo battuto tutta la settimana. Personalmente ho visto Christian giocare delle grandi partite, anche creando grandi pericoli anche a sinistra. Ormai è un giocatore che conosce i meccanismi a memoria, è 2 anni che lavora con me e con lo staff, e quindi, cioè, veramente Cristian è un giocatore tra virgolette totale, perché ha giocato praticamente in ogni zona di campo. E anche domenica a Cesena l'occasione di D'Andrea fu costruita con una sua azione a sinistra. A Lombardo si sta giocando il posto. È chiaro che Christian, in questo momento, per le prestazioni che sta avendo, le sta giocando praticamente tutte. Domani sarà nuovamente titolare. Per l'altra maglia si giocano il posto Mordini, Lombardo e Cisco, perché anche Cisco, da quel punto di vista lì, sta crescendo notevolmente in quella zona di campo. Giocare sul nostro campo davanti ai nostri tifosi è per noi motivazione superiore. E mi auguro, ma su questo ho anche pochi dubbi, perché dopo aver visto anche la curva a Cesena, penso che ormai sia chiaro in testa a tutti quale c'è unità di intenti, e sappiamo quanto siano importanti i nostri tifosi anche nel riuscire a farci spingere anche nei momenti di difficoltà. E quindi è chiaro che il Bonolis deve essere un fattore in questo finale di campionato.